Eccoci qui, ebbene sì, con la rubrica in HD. Ciao a tutti, oggi per la rubrica in HD un video scoppiettante, guarda, proprio effervescente, in cui vi mostro quello che finora ho ricevuto come regalo di Natale. Ebbene sì, probabilmente ne ho altri in sospeso, ma finora ne sono arrivati. Non vi farò vedere quei regali di Natale che sono utili a me, ma che immagino voi non è che vi emozionereste nel guardarli. Ad esempio mi ha regalato cose per la casa, eccetera, eccetera. Quindi vi mostrerò le cose più particolari, più strane o inerenti al campo libri, fashion and co. Inizierei subito, tra l'altro c'è anche un unboxing alla fine, quindi stay tuned. Ma inizierei subito con i libri. Ho ricevuto solo due libri perché regalare libri a Matteo Fumagalli è un'opera rischiosa. Sempre rischiosa. Non a caso c'è anche del trash. In particolar modo con questo libro che è il libro degli Adelfi Ignoranti, che io adoro. Non so se conoscete gli Adelfi Ignoranti, ma è una pagina, credo, che prende in giro, diciamo, l'attitudine snob letteraria e di alto profilo dei libri Adelfi, inserendo alcuni omaggi al trash. Ad esempio qua addirittura c'è il libro di Sara Tommasi di Lampedusa con Il cazzo pardo, ecco. È un libro, diciamo, abbastanza ironico, a me fa un sacco ridere. C'è il libro di Ibrahimovic, Cazzo leggi, romanzo intimidatorio. È un libro molto divertente, se si ha lo spirito un po' dell'ironia trash, non può che piacervi. Libro invece non trash, che sono molto curioso di leggere, ma sempre sul versante divertente, Le solite sospette, un romanzo di John Niven, più famoso per A volte ritorno, che è il romanzo sulla nuova venuta di Cristo, dove Cristo è un hippie fumatissimo, e maschio etero bianco. Le solite sospette invece è un romanzo al femminile che segue le vicende di Susan e le sue compagne vecchiette che hanno questa attitudine punk e fanno un piano di fuga, diciamo, dall'ospizio. Già l'idea è molto molto carina, mi ricorda un po' a un certo livello Cloud Atlas, però conoscendo l'ironia al vetriolo di Niven non vedo l'ora di leggerlo, può essere una bellissima lettura di evasione, quindi sono molto contento a riguardo. Poi mi è stato regalato un Funko Pop, io non amo i Funko Pop, però questo mi è piaciuto un sacco, perché è il Funko Pop di Snaso, dello Snasino, e io mi sa che farò quello trash che non tiene la scatola e se lo toglie e se lo mette da esposizione. Snaso io adoro, 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 è la cosa che ha reso più piacevole, diciamo, il secondo capitolo degli Animali Fantastici, ed è proprio delizioso, nulla da dire su questo. Poi, mi sono autoregalato un CD, Confusion is Sex, dei Sonic Youth. Io adoro i Sonic Youth e Confusion is Sex è uno dei loro album più abrasivi, più noise, più aggressivi e oscuri. E non ce l'avevo, l'ho trovato a pochissimo, ho detto, ma sì, autoregaliamocelo, va. Sul versante sempre rock, però nella moda in questo caso, una bellissima felpa. Una felpa che proviene, credo, da H&M. Ma che è caldissima e che ha la stampa, come stampa, la copertina di Power, Corruption and Lies, The New Order, gruppo che adoro. Felpa fighissima, cioè io appena me l'hanno regalata sono rimasto esterrefatto da quanto è bella e sono molto molto contento. Ovviamente ho sbirciato anche il sito di H&M, ho visto che c'è anche quella bellissima dei Velvet Underground, sto male. Poi una mia collega mi ha regalato questa maglietta che va contestualizzata perché c'è Ryuichi Sakamoto, il famoso compositore giapponese, c'è una scritta effettivamente in giapponese. Voi sapete che Ryuichi Sakamoto, probabilmente, non so se lo sapete tutti, ma lui ha inciso la colonna sonora del film di Bertolucci, Il tè nel deserto. E in particolar modo Sheltering Sky, di quella colonna sonora, è diventata famosa come colonna sonora di quando le cose vanno male, no? In un certo senso è super melodrammatico come pezzo. E quando una cosa va male al lavoro, io la faccio partire, tipo una richiesta dell'ultimo minuto, eccetera, eccetera, e quindi è diventato iconico. Tutto in realtà è partito da un altro mio collega, che saluto, ma ormai Sakamoto sta infettando tutti. E quindi su questa t-shirt c'è scritto "Ascolto Sakamoto quando la vita va male", una cosa del genere. Vabbè, al di là degli scherzi, insomma.
Poi, sempre sul versante fashion, un po' più, diciamo, sull'utile, i miei mi hanno regalato queste scarpe da ginnastica rosse fuoco, perché bisogna essere sempre sobri nella vita, per il fatto che io adoro correre e le sneaker che avevo le ho tipo distrutte. E sempre distrutto anche l'ISPAC, che ovviamente mi hanno approfittato per regalarmi, perché l'avevo, cioè ce l'ho da quando avevo lì, da quando andavo al liceo, ormai c'ho i buchi dappertutto, io ne sono estremamente affezionato e finalmente ne ho un altro che avrà i buchi molto presto. Ma ora veniamo alla parte del unboxing, perché il 24 dicembre, io non so come abbiano fatto, ma alla vigilia mi è arrivata la nuova Oppipolla, l'Oppipolla di dicembre, che carini che sono stati, quindi ce l'ho avuta sotto l'albero e non ho ancora visto cosa c'è dentro e lo scopriremo assieme. Come al solito c'è la letterina dove mi dicono: caro Matteo, adoriamo! E io vi adoro. Oppipolla, se non lo sapete, è un progetto di cultura indipendente, è una box su abbonamento che contiene un'opera editoriale, un oggetto di design, un progetto di illustrazione, una playlist, insomma, ha l'obiettivo di promuovere la cultura indipendente e trovo che sia una bellissima idea. Loro adorano già tutto. Non potevamo non mandarti l'ultima Oppipolla del 2018, quella di dicembre, e farti i nostri migliori auguri di buone feste. Grazie, altrettanto. Questo mese, tra le altre cose, troverai il nostro secondo progetto da editori, perché Oppipolla è diventata anche una casa editrice. Una guida indipendente illustrata alla città di Matera. Ci sei mai stato? No, non ci sono ancora stato, però mi piacerebbe andarci. E ne approfitterò per usare eventualmente la guida che c'è dentro. Come ormai sai bene, da 2 anni ci impegniamo a fare una continua attenta ricerca per sostenere creativi indipendenti e per offrire ogni mese nuovi contenuti di qualità che sappiano sorprendere e al contempo raccontare una storia. Non vediamo l'ora di vedere un altro dei tuoi magici video di unboxing, eccomi qui! Come al solito, se ti fa piacere, puoi offrire ai tuoi seguaci uno sconto, segnate, del 10% con i codici FUMA o BRONAG. Mi raccomando, lasciati meravigliare, il team hashtag Oppipolla. Eh sì, sono proprio carini. Ricordatevi, appunto, avete questo codice sconto, a me non viene nulla, ve lo dico in anticipo, nel caso lo usaste io non ci ricavo nulla, però codice sconto Bronag regna. E al di là della box, Oppipolla mi ha inviato questa bellissima cosa, che è una sorta di block notes super di design. E io adoro. Cioè, c'è il calendario, è una sorta di agenda di design che io appena ho visto ho detto: no vabbè, adoro, con tutto la life tracker mensile, sto male, questo è veramente bellissima. Oh, io amo queste cose, un po' sul versante Kandinsky e Mondrian, fighissima, questa è veramente figa, questa la amo. Ma ora vediamo cosa c'è qui dentro, unboxiamo assieme. Vediamo. Allora, appena apriamo c'è la solita carta, poi auguri, buone feste. Ah, ecco, c'è la playlist solita, la playlist del team Oppipolla, sommato agli ascolti preferiti dei founder. Abbiamo coinvolto anche i nostri collaboratori più stretti, quindi mi ascolterò la playlist. Hanno fatto la playlist di buone feste. Natale, tutto sotto l'albero, questo qua è il classico foglio informativo che ti spiega cosa c'è dentro. Qui abbiamo appunto la guida della città di Matera, c'è qualcuno di Matera eventualmente? Fatemi sapere, che così con la guida alla mano magari vi vengo a trovare. Guida indipendente alla città, illustrata, me la leggerò assolutamente. Poi è bello che sia mezzo una sorta di guida appunto illustrata. Non so se è una cosa stile Passenger, nel senso che Passenger di Perborria ha più un approccio a reportage, però mi sembra che sia una guida abbastanza trasversale, nel senso che è ricca anche di approfondimenti sulla città e sono molto curioso riguardo. Poi c'è una cartolina per 30 giorni su Storytel, l'app di cui vi ho parlato, mi ci trovo molto bene, la sto continuando ad usare. Dei lecca lecca, wow, amo, di Somodos Bolcher, sono proprio vintage purissimo, super hipster, amo, adoro. Poi, c'è una, scopriamo che cos'è, una tovaglietta? Aspetta, no, è tutto chiuso, non ho voglia di aprirla. Ah, vabbè, è comunque così. Leggiamo sul foglietto. Allora, sul foglietto c'è scritto: una sciarpa in puro cotone, confortevole e calda al punto giusto. Il design è dello studio creativo Illo, che ha curato anche l'edizione speciale della box. Ok, allora se è una sciarpa io direi di aprirla e di mettercela addosso.
Pensavo fosse una tovaglietta all'inizio. Ah no, è proprio una sciarpa. Che bella che è, super giallissima. Amo. Così, io le metto così le sciarpe. E poi c'è un'altra cosa. Wow! È un'illustrazione con la balenottera, con una balenottera, fantastico. Mi ricorda un grafico che conosco, però vediamo se è lui veramente, no. È una delle illustrazioni di Marta Pantaleo per la guida indipendente della città di Matera. È diventata anche una stampa da incorniciare, fantastico. Infatti Lecca Lecca di Zucchero di Somot Bolcher, azienda storica danese, wow, amo. E niente, adoro anche questa box come al solito, poi con i Lecca Lecca mi hanno proprio comprato, devo dire. Ricordatevi che c'è anche lo codice sconto, Fuma o Bronag. Io con questa sciarpa credo di salutarvi. Fatemi sapere se avete apprezzato i regali che ho ricevuto, ma tanto devo apprezzarli io. Fatemi sapere cosa avete ricevuto voi. Io vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione e alla prossima. Ciao ciao.